nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, Maria e Giuseppe, a voi, Santa Famiglia di Nazareth, oggi volgiamo lo sguardo con ammirazione e confidenza. In voi contempliamo la bellezza della comunione dell'amore vero. A voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. Santa Famiglia di Nazareth, scuola attraente del Santo Vangelo, insegnaci a imitare le tue virtù con una saggia disciplina spirituale. Donaci lo sguardo limpido che sa riconoscere l'opera della provvidenza nelle realtà quotidiane della vita. Santa Famiglia di Nazareth, custode fedele del mistero della salvezza, fa rinascere in noi la stima del silenzio. Rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera e trasformale in piccole chiese domestiche. Rinnova il desiderio della santità, sostieni la nobile fatica del lavoro, dell'educazione, dell'ascolto, della reciproca comprensione e del perdono. Santa Famiglia di Nazareth, ridesta nella nostra società la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, bene inestimabile e insostituibile. Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace, per i bambini e per gli anziani, per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso. Gesù, Maria e Giuseppe, voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dallo Statuto del Progetto di Vita Apostolica dei Salesiani Cooperatori. Articolo 6. I Salesiani Cooperatori sentono viva la comunione con gli altri membri della famiglia salesiana. Si impegnano nella stessa missione giovanile e popolare, in forma fraterna e associata. Articolo 7. Il Salesiano cooperatore vive e testimonia la giustizia per costruire un mondo più fraterno che riconosce e promuove i diritti di tutti, specialmente dei più deboli. I Salesiani cooperatori nel loro impegno educativo favoriscono un ambiente familiare in cui il dialogo costante, la presenza animatrice, l'accompagnamento personale e l'esperienza di gruppo aiutano a percepire la presenza di Dio. I Salesiani cooperatori vivono da buoni cristiani e onesti cittadini. Santificano la loro esistenza nel quotidiano e radicano la loro azione nell'unione con Dio. Credono nel valore della vita, della gratuità, della fraternità e del farsi prossimo. Coltivano quegli atteggiamenti che favoriscono l'educazione alle gioie quotidiane e li comunicano agli altri. Articolo 18. I Salesiani cooperatori, ispirandosi al sistema preventivo di Don Bosco, nelle loro relazioni praticano l'amorevolezza come segno dell'amore di Dio e strumento per risvegliare la sua presenza nel cuore di quanti incontrano. Sono pronte a fare il primo passo e ad accogliere sempre gli altri con bontà, rispetto e pazienza. Tendono a suscitare rapporti di fiducia e amicizia per creare un clima di famiglia fatto di semplicità e affetto. Sono operatori di pace e cercano nel dialogo il chiarimento, il consenso e l'accordo. Articolo 21. La comune vocazione apostolica e l'appartenenza alla stessa associazione rendono i Salesiani cooperatori
fratelli e sorelle spirituali. Uniti con un cuor solo, un'anima sola, vivono infatti la comunione con i vincoli caratteristici dello spirito di Don Bosco. Partecipano con gioia alla vita di famiglia dell'associazione per conoscersi, crescere insieme, scambiare esperienze di fede ed elaborare progetti apostolici. Promuovono la vita associativa accogliendosi reciprocamente. Articolo 32. La promessa. Per questo prometto di impegnarmi a vivere il progetto di vita apostolica dell'Associazione dei Salesiani Cooperatori, e cioè collaborare in comunione di famiglia alle iniziative apostoliche della Chiesa locale. Maria Ausiliatrice, Madre della Chiesa, mi assista e mi guidi in questa scelta di vita. Amen. Amen. Fraternità, clima di famiglia, fratelli e sorelle spirituali, ma anche comunione, amorevolezza, perdono. Quanti aspetti della vita della famiglia sono presenti nel nostro statuto? E del resto non potrebbe essere diverso, avendo avuto un fondatore che non ha creato una congregazione, ma una famiglia, la famiglia salesiana. Questi allora sono aspetti che sono fondanti del carisma che abbiamo ricevuto. Come potremmo non amare la famiglia o la fraternità? Per un salesiano, infatti, l'esperienza della famiglia diventa uno stile di vita. Come salesiani, siamo chiamati a sentirci genitori di ogni giovane, di ogni ragazzo che incontriamo e fratelli di tutti gli altri. Chiediamo a Maria di allargare il nostro cuore, lei che ha avuto un solo figlio e che poi si è ritrovata madre di tutti noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.